C'erano molti timori, lo sapete, per la manifestazione in Val di Susa contro l'alta velocità, ma non ci sono stati incidenti. Il corteo ha raggiunto la protezione più esterna del cantiere, ha tagliato le reti di protezione ed è arrivato alla baita, che è il simbolo della protesta. Ormai è notte in Val di Susa, ma noi andiamo da Flavia Paone, che ci racconta insieme con gli altri nostri inviati la giornata. Flavia. Sì, è arrivata la risposta del popolo notav a chi temeva infiltrazioni di Black Bloc, a chi temeva violenze e scontri, ed è stata una risposta del tutto pacifica. Un corteo numeroso e colorato, migliaia di persone a volto scoperto partite stamattina dal fondo della valle, arrivate fin qui a poche centinaia di metri dalle porte del cantiere dell'alta velocità. La zona rossa è stata violata, i manifestanti sono stati bloccati più volte ma sono riusciti ad aggirare i checkpoint sfruttando i sentieri secondari sui monti. L'unico obiettivo dichiarato all'inizio non raggiunto in questa giornata è il taglio simbolico delle reti del cantiere, impedito da un imponente schieramento di forze dell'ordine. 2000 erano fra carabinieri e poliziotti, li hanno fermati a qualche metro dal cantiere, loro ne hanno approfittato per un'occupazione pacifica di questo territorio, cantando, ballando e gridando slogan. E dunque, mentre qui ci si prepara a trascorrere un'altra notte di protesta nella baita che è divenuta simbolo della resistenza del popolo notav, noi ripercorriamo questa lunga giornata nel servizio di Alessia Gizzi e poi il viaggio nei boschi di alcuni manifestanti con Paolo Piras. Dare le reti non è reato! Fuori le truppe d'occupazione! Danno un taglio alle reti per il popolo notav, recinzioni illegali piazzate su terreni acquistati metro per metro da 3.000 cittadini della Val Susa per fermare il cantiere dell'alta velocità. Restituiamo alla popolazione la propria terra, perché sono loro abusivi là. Su le mani dalla Val Susa! Su le mani dalla Val Susa! Chilometri di filo spinato, una zona rossa presidiata oggi persino dall'esercito, ma loro viaggiano compatti verso la meta, il cantiere. Mio padre era un alpino. Noi abbiamo una cultura alpina nel cuore, per noi sono dei fratelli, sempre stati, e vederli qui a presidiare, a difendere dall'altra parte della barricata è abbastanza triste, ecco, triste. Resistenza civile anche suo figlio. Sì, ma lui è da quando aveva neanche un anno che ha cominciato a fare le prime manifestazioni. Più volte sul sentiero il corteo passa davanti alla polizia schierata, ma oggi è il giorno della disobbedienza civile. C'è soglie, sì, ma si sfila a volto scoperto e mani nude. Questa è la regola, perché non c'è spazio nel corteo per i violenti. L'abbiamo la valle militarizzata. Sono 4 mesi che ci difendiamo dalle forze dell'ordine e è ora di dire basta. Dietro questo movimento c'è una valle intera e forse c'è l'Italia intera che dice di fare spese utili e non spese inutili. Si rifocillano alla baita il presidio permanente dei notav dentro la zona rossa. Poi, arrivate in cima, mamme, nonne, bambini, tutti si fermano. Per oggi è finita, ma la promessa è riappropriarsi della valle. È una partita lunga che noi la vinceremo e siamo convinti di vincerla. State tranquilli, non passerà il TAV di qua, non passa. Maurizio saluta i parenti e si avvia. Sa che a un certo punto si staccherà dal grosso del corteo e con tanti altri salirà su per le montagne e aggirerà i blocchi per arrivare a violare la zona rossa. Disobbedienza civile, si rischia la denuncia. Se volete fare il sentiero, iniziate a mettervi di qua. Per chi vuole arrivare alla baita, questo è il più semplice. Chi è che sta al sentiero qua? Tutti. Minchia Nino, che uomo di poca fede. Nino. E faccio l'insegnante, scuola media superiore. È un rischio che va corso, nel senso che noi, dal nostro punto di vista, quelle reti sono illegali. Il sentiero diventa via via più ripido e franoso, il gruppo si sfila. L'obiettivo è arrivare direttamente alla baita guadando il Clarea. L'autunno della Val Susa è clemente e aiuta. Non la seguo giornalmente perché seguo altre cose, però ho detto che tutte le volte ci sarebbe stato bisogno di gente su in valle, sarei venuto. Le rocce del torrente Clarea segnano una via bianca verso la baita. Se la denunciassero? Non importa, tanto siamo in tanti, dovrebbero denunciare tutti. Pensavo sinceramente che fosse più semplice, però ormai quando uno c'è, deve pedalare, come si dice.
Il colpo d'occhio sul ponte è surreale. I poliziotti in assetto antisommossa sono circondati dai notav arrivati da dappertutto. Un accerchiamento del tutto sereno da entrambe le parti. Alla Baita poi è piena festa paesana. Una bellissima giornata. Questo tipo di manifestazioni continueremo a farle. Noi in questa valle ci abitiamo e loro si devono spostare da tutta Italia per venire qua. Noi non ci spostiamo di molto. Abitiamo in questa valle e questa valle la dobbiamo difendere.